Buongiorno a tutti, siamo i ragazzi dell'ITC Palma. Io sono Mattia. E io Giada. Della classe quinta grafica. E quant'altro? Quanti follower hai? Ne ho 718. Contano? No, non ci do peso, onestamente. Ho preferito proprio non farne uso di questi social perché sapevo che magari potesse succedere qualcosa. Io preferisco più che altro bloccare e andare avanti, quindi per fortuna no. Ok, quindi non ti pesano, cioè non vi pesano le parole, ecco, le critiche. No, anche perché ne saprei farne non uso, però saprei tipo difendermi, cioè non perché devo far sì che una persona magari si prenda gioco di me. Ci tenete? No. Ci tenete tipo, oddio, ho postato, prendo tantissimi like, no, io arrivare a un certo numero. No, perché se io posto perché mi piace la foto in cui sono presa. Ok. La posto perché appunto nel mio profilo dico, oh, vale, ci starebbe bene, quindi la mostro. Incontreremo Mattia Salimbeni, che è il consigliere comunale di Corigliano Rossano. La politica è un'attività molto bella, che ti permette anche di crescere culturalmente, personalmente. Devo la mia passione politica a mia mamma, perché sono uno di quei ragazzi che è stato cresciuto, tra virgolette, a pane politica. Passare dall'interessamento, dalla passione, all'attivismo, perché io qui ho cominciato a fare attivismo politico. La scuola per me è stata anche una palestra sotto questo punto di vista. Sono stato rappresentante di classe, poi rappresentante di istituto. Anche questa è stata un'esperienza ad alto tasso formativo. Quindi più giovani si avvicinano alla politica, meglio è per l'intera comunità, non solo di Corigliano Rossano, ma calabrese dell'intero meridione. Oggi, 8 marzo, è la festa dedicata a tutte le donne. Questa data ci riporta a un episodio accaduto nel lontano 1911. In quell'anno centinaia di donne a New York, in una fabbrica, morirono a causa di un incendio. Al di là delle mimose e dei tradizionali auguri, questa giornata è comunque un'occasione per tornare a occuparsi delle sfide, ancora all'ordine del giorno. Cosa fai oggi, 8 marzo, festa della donna? Oggi non faccio niente, però stasera vado a cenare con le mie amiche. Un bacio. Stasera vado a mangiare una pizza insieme alle mie amiche per passare una serata insieme, comunque passare così e comunque ricordare anche perché viene celebrata questa festa, che poi festa in realtà non è. Ma guarda, io sono una mamma a tempo pieno, quindi a casa, finito di lavorare, si torna a casa, si sta con i bambini. Cosa fai oggi, 8 marzo, festa della donna? Questa sera esco con le mie amiche e andiamo a ballare e andiamo in un locale, ci aggiustiamo, cancella sta cosa. La differenza tra una donna singola e una donna sposata? Da commessa vi posso consigliare, signore donne sposate, di lasciare i vostri mariti a casa, soprattutto la domenica. Nel giorno della festa della donna, oggi qui con noi abbiamo la meravigliosa zia Giulia Cropanise, di mestiere zia, che è zia dei nostri due colleghi Angelo e Giuseppe Pasqua. Benvenuta zia. Grazie. I suoi nipoti ne hanno mai combinato qualcuno delle loro? E lei li ha coperti? No. Mai. Devo dire la verità, no. Sono per non far scoprire niente alla mamma. Quindi qua rientra la domanda, chi è il più tranquillo? No, sono tutti e due tranquilli. Un po' più nervosetto, diciamo che Angelo. Visto che stiamo finendo il quinto, credo che loro andranno all'università. Sì. Ok. Prometti di mandare le sue polpette ovunque loro andranno? Certo. Qual è il suo preferito? Non ce n'è preferito. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche neanche quando ti diremo. Buongiorno Prof. De Marco, la ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Cioè non è una sfida tra uomini e donne, è semplicemente un discorso legato alla fantasia, alla creatività e non è che è legato all'essere uomo o donna, quindi non ritengo che ci sia una sfida da questo punto di vista, ecco. Cioè la professione poi è un'evoluzione continua, quindi non bisogna mai sentirsi al punto d'arrivo, ecco, anche perché sennò poi si perdono pure gli stimoli, no? E se le dicessi di farmi un disegnino, anche solo un bozzetto su un foglio di carta? Vabbè, non mi direi. Parlando invece dei suoi hobby, sappiamo che a lei piacciono le moto. Infatti possiamo vederlo là. Sì. Ah, ecco. Lì eravamo ad un evento organizzato dalla Ducati, qua in Calabria.
Vabbè, premetto che è una passione che mi ha trasferito anche molto mio marito. E adesso tocca ai nostri professori. L'argomento è matrimonio. E penso sia più romantico mio marito. Pensate che il giorno del matrimonio è quello che pianto di più tra i due. Mi sa che sono più romantico io, perché io amo... No, la possiamo rifare? La possiamo bloccare? No, allora è più romantica lei, apposta. Chi è il più disordinato? Senza ombra di dubbio io, guarda, proprio sicuramente. E confermo, gli uomini sono i più disordinati. A casa mia, mio marito, disordinatissimo. Chi è il più contento quando viene la suocera a casa? Ciao suocera, ti voglio bene. La data del vostro matrimonio? Il 14 agosto del 2010. Ok. Sono 13 anni quasi di matrimonio e 12 di fidanzamento. Quindi è un po' di tempo effettivamente. Okay. È da poco, quindi 18 giugno... Cioè, non se lo ricorda? 18 giugno 2022, sì. Ok, grazie mille. Alessio se l'ha ricordato. Ancora per quest'anno, poi... Tra cui il professore Antonio Fino, ormai in pensione. E manca insegnare? Sì, manca tantissimo insegnare, perché la cosa è la cosa più bella al mondo, perché si è a contatto intanto con le giovani generazioni, si è a contatto con un mondo, diciamo, professionale sempre in continua crescita, in sviluppo, e poi soprattutto si ha la possibilità di avere, diciamo, lo scambio con le famiglie e con gli studenti. Cosa direbbe un giovane che vorrebbe fare l'insegnante come mestiere? Dicevo prima che l'insegnamento, quello del docente, è il lavoro più bello del mondo, perché intanto diventa un esempio di educatore nel mondo giovanile e anche nella società. Adesso ascoltiamo il mio canto libero. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. Vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore. Appena si è aperta la porta, saranno state le 9 puntuali, siamo tutti messi a correre verso l'aula dove dovevamo fare l'esame. Mi ricordo c'era questa curva incredibile dove un mio amico pieno di pizzini purtroppo è scivolato, quindi è caduto a terra con tutti questi fogli, con tutti questi appunti. Il ricordo degli esami credo si possa racchiudere in questo aneddoto splendido. Ora passiamo ad Asia Cerza, la nostra rappresentante dell'istituto. Come vivi questi mesi scolastici in via degli esami? In ansia, perché la sto prendendo proprio alla leggera, siccome che... Siamo in due. Ecco. No, ancora non sto pensando nemmeno su cosa portare. Ci penserò più in avanti, sinceramente. Anche ora non ho... ora, però dobbiamo farlo. Sì, è troppo presto. E con che voto pensi di uscire? Beh, diciamo che ce la metterò tutta. Spero di arrivare almeno un 70. Con che voto ti aspetti di uscire dall'esame? Penso con 85, massimo 90. Guarda, io sono molto ottimista e penso di uscire con un 65-70. Penso un 70, ma potremmo all'80. Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra. Non li spezza.